Cambio della guardia alla Core di Enna, dove il professor Giovanni Puglisi, eletto rettore per acclamazione, va a sostituire il professore Salvandò, che ha diretto l'università ennese per 6 anni. Un cambio della guardia ricco di prospettive, che dovrebbe poter migliorare e potenziare la qualità dell'offerta formativa di questa giovane università, che sul piano numerico conta già circa 8.000 studenti e alcune facoltà di valore internazionale. In mattinata il neo rettore ha incontrato il sindaco Garofoli, il presidente della provincia Monaco e quindi gli studenti che sono stati eletti negli organismi dell'Ateneo. Il Senato accademico ha eletto prorettore il professor Giovanni Tesoriere. È un messaggio di apertura, di attenzione e di incentivazione a crescere insieme. L'università in un territorio come Enna, ma in poi in qualunque territorio, ma Enna in particolare, può e deve diventare il volano, il motore dell'etica, dell'economia, dello sviluppo. Noi abbiamo fatto una politica verso i paesi della sponda sud del Mediterraneo molto vivace, che lascia un segno nella storia della facoltà, ma che indica anche i percorsi che l'università in futuro dovrà fare. La nostra idea è che la questione mediterranea è la nuova questione meridionale e da questo punto di vista la Core può fare molto per la Sicilia, perché la Sicilia attraverso le politiche culturali diventi un attore fondamentale dello sviluppo di questa regione.